tornando a Belgio da tutto qui intorno, si coltivavano le terre, le vigne per fare l'uva. E adesso, cari amici, andiamo ad esplorare questo eremo. Fu il trofeo della guerra. In seguito, la campana di Toiano fu messa. Voi tutte schiere dal cielo! Terra! Che altro? Il volo era noto con il nominativo Radio Vega 10 e l'aereo era partito dal... Come sempre, cari naviganti, vi diamo il benvenuto con una nuova storia di T-Motion Discovery. E dietro di me potete vedere il convento di Santa Maria delle Grazie. Siamo nel 1482, un anno come un altro per il Rinascimento, ma non per Leonardo da Vinci. Infatti egli lascia Firenze per raggiungere Milano, città molto diversa della raffinata culla dell'arte nella quale aveva trascorso la sua giovinezza. Soprattutto nella campagna di Vinci, a giocare con lo zio Francesco, con il quale aveva molto legato, meno con il babbo Ser Piero, sempre molto occupato nel lavoro notarile. Le ragioni di questa emigrazione sono diverse: la noia dell'ambiente toscano dominato da Michelangelo, le poche occasioni di impiego e il fascino per Ludovico il Moro, mecenate generoso in grado di finanziare le sue opere. A quell'epoca Milano era aperta alle novità tecnologiche e il Ducato era molto produttivo rispetto alla sonnecchiosa Firenze. Adesso siamo in Lombardia e dopo più di 500 anni la città del Moro è sempre il motore principale dell'Italia, sia economico che artistico. E quello che vedete dietro di me è il refettorio dove si trova il cenacolo di Leonardo da Vinci, che non è all'interno della chiesa, ma accanto. Leonardo rimase nel capoluogo circa 20 anni, con viaggi anche a Pavia, Vaprio d'Adda, Vigevano, non essendo possibile, visto la statura del personaggio, raccontare tutto. Faremo un piccolo viaggio al convento di Santa Maria delle Grazie, che sarà legato per sempre al cenacolo di Leonardo da Vinci. Vi anticipiamo che presto andremo ad Anghiari per girare un video sulla famosa battaglia che completa
il racconto storico della sfida tra Leonardo da Vinci e Michelangelo, come la battaglia di Cascina, narrata da Giorgio Vasari per decorare Palazzo Vecchio. La Basilica di Santa Maria delle Grazie si trova nel cuore di Milano e appartiene all'ordine domenicano. Nel 1980 è stata inserita, grazie al Cenacolo, nella World Heritage List dell'UNESCO. I suoi architetti furono due, Guiniforte Solari, lombardo, e Donato Bramante, marchigiano. La costruzione avvenne tra il 1463 e il 1497. La chiesa si presenta all'interno a tre navate e mantiene la tradizione gotica, con qualche accenno al Rinascimento. I materiali usati sono di tradizione lombarda, cotto per murature e di pietra e di granito per colonne e capitelli, come potete vedere dal video. La prima parte è gotica, mentre la seconda rinascimentale. La prima parte è stata realizzata da Solari, mentre la seconda, detta tribuna, dal Bramante, finita proprio nel 1492, quando Cristoforo Colombo arriva in America. Gli italiani, che popolo! Sempre in movimento! La tribuna e specialmente il coro dovevano essere il mausoleo dinastico della famiglia Sforza. Nel periodo di fine 1400 Milano era totalmente diversa. Molta campagna, orti, alberi di frutta e vigne per produrre vino. Pensate che anche Leonardo da Vinci, che amava stare all'aperto, aveva una sua vigna personale, regalo di Ludovico il Moro, presso casa degli Atellani in Corso Magenta, vicino alla Basilica. Ancora oggi è visitabile con un giardino magnifico. Casa degli Atellani con la vigna di Leonardo si trova lungo questa via, Corso Magenta. Mentre Leonardo da Vinci lavorava al Cenacolo, egli abitava a Cascina Bolla, in via Paris Bordone, che era sia un'abitazione che un'osteria. Ma Leonardo da Vinci amava la cucina e insieme al suo amico Sandro Botticelli avevano addirittura aperto un ristorante a Firenze, Le Tre Rane. Ma essendo un genio e anche vegetariano, il menù non aveva avuto successo e i due ristoratori dovettero chiudere in poco tempo. La passione per la cucina di Leonardo da Vinci continuò tutta la vita. Infatti, metà della sua eredità alla morte in Francia nel 1519 passò alla sua fedele cuoca. Il genio fiorentino aveva vissuto anche sui navigli che aveva progettato lui stesso su commissione del Ducato, come la conca dell'Incoronata, che serviva per superare i dislivelli tra Naviglio e Martesana. All'interno delle mura spagnole di Milano, poi tutto questo canale sarà interrato nel 1929. E alcuni storici raccontano che quando si occupava per Ludovico il Moro di idrografia e urbanistica, viveva presso Piazza San Babila. È il periodo che fa amicizia con Francesco Melzi. Si reca a Vaprio d'Adda e qui, secondo aneddoti, avrebbe dipinto la Gioconda intorno al 1503. Potrebbe essere Isabella d'Aragona, Sforza, e non Lisa Gherardini, la moglie del ricco mercante fiorentino. Ma sono ipotesi senza conferma. E adesso è l'ora della sosta con la poesia. Oggi ci accompagna Carlo Emilio Gadda.
Quando la torre è il rattoppato maniero, non chiede al vecchio architetto più nulla. Allora il feudo intero fruttifica una susina bisestile alla collina dolce e brulla. Sapete, un giorno mi ero svegliato male e pensai che una volta finita l'università inglese avrei scritto sulla porta dottore. E invece Leonardo da Vinci avrebbe avuto bisogno di un libro. Sentite cosa scrivono su Wikipedia. Leonardo da Vinci, scienziato, filosofo, architetto, pittore, scultore, disegnatore, scenografo, matematico, anatomista, botanico, musicista, ingegnere e naturalmente cuoco di Nouvelle Cuisine. Ovviamente stiamo scherzando, però siamo sicuri che Leonardo da Vinci è stato un uomo straordinario. Tornando indietro nel tempo, all'arrivo a Milano, l'artista fiorentino era un po' confuso. Posto nuovo, gente nuova. Offre la sua sapienza al ducato e nel frattempo, con l'aiuto della famiglia De Predis, che conoscevano le persone giuste, comincia a farsi notare. In questo periodo, nel 1485, mentre era ospite nella casa De Predis, a Porta Ticinese, lavora alla Vergine delle Rocce, Louvre, e alla Dama con l'Ermellino, Museo di Cracovia, che rappresenta l'amante del Duca Ludovico, Cecilia Gallerani, sempre al Museo del Louvre. La Congregazione dei Domenicani ricevette come regalo il terreno dall'ufficiale della famiglia Sforza, Gaspare Vimercati, intorno al 1460. C'era una piccola cappella, poi ampliata nei lavori di costruzione del convento, e terminarono i lavori nel 1469. Ci sono vari chiostri, alcuni distrutti durante la guerra e poi ricostruiti. Sulla parte nord è presente la biblioteca dei frati sullo stile del convento San Marco di Firenze, mentre invece sul lato sud si vede il refettorio adiacente alla basilica, in pratica una piccola sala mensa dove il priore e i frati consumavano i pasti. In fondo alla sala Leonardo da Vinci dipinse il Cenacolo. Mentre dal lato opposto a Leonardo da Vinci si vede la Crocifissione di Donato Montorfano, pittore lombardo del 1460-1502. La tecnica è a fresco e non presenta particolari problemi, mentre il Cenacolo vinciano, essendo sperimentale, ha subito diversi interventi di restauro. Per esempio, ai lati della Crocifissione, per volere del Duca, si poteva vedere il ritratto di Ludovico e altri membri della famiglia Sforza, ora scomparsi. Ma Giorgio Vasari racconta di aver visto l'opera completa. Sarà vero? Lui medesimo scrive che la battaglia di Anghiari è ancora nascosta a Palazzo Vecchio. Il Cenacolo misura 460 x 880 cm, realizzato tra il 1495 e il 1498 su commissione di Ludovico il Moro, che aveva simpatia del toscano. Sicuro che affidandosi alla sua arte avrebbe sconfitto una volta per tutte la paura della morte, di cui era ossessionato. E adesso un'altra piccola pausa con la citazione di Théophile Gautier. Bello, c'è soltanto quel che non può servire a niente. Tutto ciò che è utile è brutto, perché è espressione di qualche bisogno e i bisogni dell'uomo sono ignobili,
e disgustosi, come la sua povera e inferma natura. Il refettorio, dove Leonardo ha dipinto il cenacolo, non è grande, in tutto 35 metri quadri, un lungo rettangolo, dove anticamente era pieno di sedie e tavoli come luogo mensa. E purtroppo non ci fanno riprendere all'interno, perché abbiamo bisogno di lunghi permessi. Però vi mettiamo un'immagine che potete vedere sullo schermo. Ah, e naturalmente vi invitiamo a Milano per venire a visitarla, siccome adesso si può, finalmente aggiungerei. Perfino lo scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe, che amava l'Italia, ha visitato il Cenacolo tra il 1786 e il 1788 e disse di averlo ancora visto completo. La prospettiva usata da Leonardo era notevole. Forse si è aiutato da specchi come modelli, perché i frati, quando mangiavano, avevano l'impressione di essere a tavola con Gesù e i suoi apostoli. Anche Stendhal parla del Cenacolo nel suo libro sulla pittura nel 1817. Leonardo, come ormai sanno tutti, non amava l'affresco. Lui era lento, poetico. Entrava nel refettorio, dava una pennellata e poi andava via a cavallo. Lui girellava nella vigna, oppure a Vigevano, tornava, dava un'occhiata e poi se ne andava. Faceva sempre così, senza fare nulla. I frati dicevano che il toscano era svogliato e non aveva proprio nessuna voglia di lavorare. Difficile essere compresi dai propri contemporanei. Succede anche oggi nel 2021, con molti artisti, in qualunque settore. Il tempo passa, ma gli uomini non cambiano. Comunque, cari amici, eseguire un dipinto in una zona umida, piena di vapori da cucina, non era facile per nessuno. L'ultimo restauro è durato per 20 anni ed è terminato nel 1999. Al contrario degli altri pittori, Leonardo da Vinci inventa un cenacolo dinamico, non statico. I personaggi sembrano in movimento, agitati, increduli. Gesù sta dicendo loro che lo tradiranno. Soltanto Giuda ha una posizione diversa e nella mano destra ha un sacchetto con i denari del misfatto che deve essere compiuto. Questo cenacolo ha superato tutte le offese del tempo, come i soldati di Napoleone che hanno trasformato il refettorio in una stalla. Oppure durante la Seconda Guerra Mondiale il refettorio fu bombardato e distrutto, ma il dipinto di Leonardo da Vinci si salvò, protetto dai sacchi di sabbia che erano stati infilati sul tetto, però era rimasto esposto al ghiaccio e alla pioggia. Adesso l'opera di Leonardo è leggermente differente dall'originale, ma tuttavia rimane l'opera più importante del genio fiorentino e lo sarà fino alla notte dei tempi, perché, cari amici, noi passiamo, ma l'arte è immortale. Il nostro viaggio milanese finisce adesso. Dobbiamo rientrare in Toscana, portando con noi un po' di bellezza di Leonardo da Vinci. Grazie per averci seguito e a presto. Te Visurum da Team Ocean Discovery,
il piacere dell'avventura. Tornando a Belgio, da tutto qui intorno si coltivavano le terre, le vigne per fare l'uva, e adesso, cari amici, andiamo ad esplorare questo eremo. Fu il trofeo della guerra. In seguito la campana di Toiano fu messa. Voi tutte schiere dal cielo! Terra! Che altro? Il volo era noto con il nominativo Radio Vega 10 e l'aereo era partito dal...